Prendiamo 2 o 3 minuti che si colleghino un po' di studenti. Tanto se vedo solo uno studente collegato, se mi dà solo un feedback sulla chat quando può per dirmi se si sente, così diciamo, stiamo tranquilli che è tutto già pronto. Ok, perfetto, grazie. Condivide la webcam, ma per qualche ragione. Ah, perché c'è OBS? Vabbè, ma tanto la mia faccia non serve. Ok, intanto ringrazio tutti quelli che si sono collegati fino a questo momento e quelli che si collegheranno. Come sempre registriamo sia tramite il portale della didattica sia diciamo faccio la mia registrazione personale che poi condivido su YouTube. Quindi mentre aspettiamo, intanto se qualcuno ha delle domande può iniziare a scriverle sulla chat o parlare direttamente perché dovrebbe essere possibile per voi prendere direttamente la parola e parlare. O condividere lo schermo o la webcam se ritenete. Ok, intanto magari apro quello che abbiamo fatto di recente. Si è interrotto lo screen sharing perché screen. Ok. Quindi se qualcuno ha dei dubbi o delle domande, so che la registrazione riguardo al esercizio è stata postata solo ieri sera e quindi magari qualcuno di voi non l'ha ancora vista, però se ci sono dei dubbi o domande, diciamo sulla parte di teoria relativa, possiamo parlarne, così come possiamo parlare di qualsiasi altro dubbio o domanda che avete riguardo delle lezioni, dei laboratori, di tutto quello che desiderate. Come sempre ricordo che qui non trattiamo nuovi argomenti, non è una lezione, ma un'opportunità per interagire, perché con le lezioni registrate non c'è questa opportunità. Ok, c'è una domanda. Quindi, quando facciamo this set state name value, è come se
trattassi lo Stato come un array associativo. Sì, esattamente. Adesso la ricopio anche sul Visual Studio Code, che ecco, in realtà mi sono dimenticato di aprire questo. Era forse la prima cosa da fare. Piano piano si aprirà. Creiamo file quest. Dunque, qui siamo in Scorsi, questo dovrebbe essere l'ultimo, quindi new file e lo salviamo, anzi facciamo incolla. Ok, quindi risposta è sì, nel senso che il set state è un oggetto, meglio, siamo noi che decidiamo di realizzarlo come oggetto perché tipicamente abbiamo bisogno di più di un valore, no? E quindi usiamo l'oggetto di fatto, come dice il vostro collega, come un array associativo. Un array associativo è sostanzialmente una lista di chiavi con ognuno un suo valore, no? Le chiavi sono le proprietà dell'oggetto e i valori sono i valori che impostiamo, che possono essere valori semplici, quindi numeri e stringhe, piuttosto che valori più complessi, quindi corrispondere a dei riferimenti ad altri array o altri oggetti. Questa scrittura, è quella che è cosiddetta computed property name. Scriviamo computed property name. L'avevamo vista nelle lezioni iniziali di JavaScript. In realtà poi ho aggiustato un pochino la slide e l'ho messa sul GitHub. Possiamo aprirla, magari. Dove è andata? C'era già la cosa, ma diciamo che poteva essere spiegata meglio. Questo è il motivo per cui ci ho tenuto a chiarirla meglio. Adesso andiamo a pescare il punto esatto, che in realtà è molto prima. Ok, quindi eccola qua. La sintassi che utilizziamo è questa qui. Questa è la riga che ho aggiunto sulla slide. Perché abbiamo detto possiamo calcolare il nome di una proprietà, quindi con un'espressione. Questa è un'espressione già addirittura complicata, nel senso che prendiamo due stringhe e le mettiamo insieme, o meglio, una stringa e un numero che poi viene convertito in stringa. Lo stesso meccanismo funziona non solo per fare l'accesso nel momento in cui l'oggetto esiste già, ma possiamo anche usarlo per fare l'assegnamento, no? Quindi con l'object literal, quindi aprendo le graffe e scrivendo prop, due punti value, ma prop non è la stringa prop, ma il contenuto della variabile prop, che sarà quindi una stringa che viene usata come appunto chiave del nostro oggetto, che però alla fine è uguale ad avere l'array associativo. Ok, quindi ho diciamo corretto il not really recommended più che altro per le espressioni complicate, no? Perché poi comincia a diventare un po' difficile da capire, no? Questo, visto che alla fine poi l'abbiamo usato e ci torna anche utile, diciamo che in casi limitati possiamo utilizzarlo, come appunto è quello delle event handler che vogliamo per l'on change che vogliamo usare per più di un campo nel nostro form. Ok.
Se ci sono altre dubbi o domande, volentieri scrivete pure, di qualsiasi tipo, su qualsiasi punto del programma, non c'è problema. Se qualcuno è rimasto indietro, diciamo, sono tempi complicati, quindi è del tutto comprensibile. L'importante è sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo di interagire. Se volete che andiamo a dare un'occhiata nuovamente al codice dell'esempio, nella versione vecchia, nella versione sviluppata nuova. Se anche avete domande sul laboratorio che state iniziando a sviluppare, va benissimo, non è che deve essere per forza solo una lezione questa, quindi trattare solo degli argomenti della lezione. Chiaramente le cose si stanno un po' complicando, no? Perché ci addentriamo sempre più in questo framework React e quindi bisogna un po' fare un pochino di pratica per riuscire a capire bene di quello che si sta parlando poi nelle lezioni teoriche. E quindi è chiaro che bisogna un po' seguire il discorso. Non è semplice come JavaScript in cui sostanzialmente imparavamo un linguaggio di programmazione, va bene, ogni tanto c'è qualcosa più complesso come le promise e così via, però insomma più o meno si capisce. Bisogna con React stare un po' dietro al discorso e fare delle prove. Dunque c'è una domanda: se facciamo la validazione di un form tramite React e non usando HTML5, è possibile usare un metodo tipo thisForm report validity per visualizzare il responso della validazione? Allora, dunque, qui bisogna un po' intendersi. Nel senso, se la fa tramite React, vuol dire che ha scritto del codice che sulla base dello stato. Per esempio, nel nostro esempio avevamo l'exam form, no? Quindi avevamo exam form, che è questo qui, sì, exam form che contiene come stato le proprietà dell'esame, no? Il codice del corso, il nome, eccetera. Cioè, vuol dire che in questo punto, anziché fare check validity, dobbiamo andare a scrivere il nostro codice, no? Bene, questo è del tutto lecito, no? Però nel momento in cui il nostro codice scopre che c'è qualcosa che non va, non farà l'inserimento, e quindi va bene, vorrà visualizzare in qualche maniera l'errore. È accettabilissimo chiamare report validity se abbiamo il riferimento al form, no? Ricordate, il this form è questo ref, che è il riferimento all'oggetto DOM, perché solo sull'oggetto DOM abbiamo il report validity. La questione è che riportiamo la validità così come vista dalla HTML5, no? Quindi se noi avessimo fatto un controllo addizionale che non passa, no? E volessimo riportare questo risultato, Report validity non ce lo fa. Il report validity fa sì che ogni controllo HTML5 del form, quindi ogni casellina, diciamo così, dica cosa c'è che non va. E lo fa visualizzando il messaggio secondo le modalità, del browser, come abbiamo visto nell'esempio, no? Quindi, non abbiamo selezionato qualcosa nella lista dei corsi e ci dice, seleziona qualcosa. Quindi fare la validazione noi e poi chiedere a qualcun altro ma cosa c'è che non va, in teoria è possibile. Il problema è che il senso di fare questo non è ben chiaro, no? Perché perché se un pezzo di codice fa validazione e poi un altro pezzo di codice, che è quello interno al browser, riporta il risultato, è chiaro che non è che sono necessariamente in sincronia. Il vostro collega mi dice: quindi dobbiamo prevedere anche una vista dei messaggi che riportano i campi errati. Ecco, se vuole farlo lei, sì. Questo sì. Perché così
non chiama più la report validity, non ha più bisogno neanche del ref al form perché fa il suo controllo direttamente sullo stato. E poi, però, giustamente, come dice lei, devo far vedere i messaggi da qualche parte. E quindi devo avere uno spazio da qualche parte che mi dovrò creare e in cui vado a visualizzare il mio messaggio. L'avevamo fatto, se ricordate, prima di iniziare React, che avevamo inserito nell'esempio, dunque, che era l'Express Fetch, no? Diciamo l'ultimo esempio prima di iniziare React. Per visualizzare eventuali errori, quando inviamo informazioni al server o anche facciamo la validazione sul client del form che invia al server, avevamo inserito un div apposta che normalmente stava vuoto, ma che veniva riempito dal JavaScript con il messaggio di errore. E quindi sì, in questo momento non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo prima di tutto modificare l'interfaccia del nostro della nostra applicazione inserendo questo div da qualche parte. Possiamo decidere se farlo come un componente o realizzarlo semplicemente come un div, diciamo che fa parte di un altro componente come quello dell'exam form. Quindi questo è un po' da decidere. E però è chiaro che vogliamo visualizzare qualcosa e avremo un insieme di messaggi che ci danno, che sono i nostri errori e che visualizzeremo a seconda del risultato della validazione che facciamo col nostro codice JavaScript. In questo esempio siamo stati, diciamo così, un po' pigri, e abbiamo lasciato fare la validazione al form HTML5, no? Abbiamo voluto far fare la validazione del form HTML5. Un po' perché se no, come diceva, cioè come appunto ci sottolinea questa domanda, dovevamo implementarci un bel po' di codice per fare la validazione noi e poi trovare un modo di visualizzare i messaggi, quindi un altro pezzo della struttura dell'applicazione. E il secondo motivo per cui l'abbiamo fatto è che così abbiamo fatto vedere a cosa servono i ref, perché no, non sono da usarsi sempre, perché vogliamo i componenti di tipo controlled, perché così gestiamo tutto in React. Però talvolta possiamo averne la necessità, quindi aver visto un esempio in cui andiamo a prendere riferimento all'oggetto DOM e lo usiamo è sempre utile. Quindi questi esercizi sono anche ogni tanto un compromesso tra cerchiamo di fare le cose relativamente semplici, ma facciamo anche vedere qualcosa che potrebbe servire. Ok. Quindi scrivete pure se avete altri dubbi o domande. O parlate direttamente, per me va benissimo. Io cerco da adesso in poi, visto che l'interazione è limitata, diciamo così, di attivare sempre il tutto con la possibilità vostra direttamente di intervenire senza che ci sia da cliccare da nessuna parte. Quindi dovreste avere già il microfono, webcam abilitato. Ecco, la condivisione schermo forse devo fermarla se volete condividere il vostro schermo, perché lo può fare una sola persona alla volta, quindi questo dovete dirmelo. Come dicevo, se avete dei dubbi o avete anche sul laboratorio, eccetera, possiamo andare a vedere. È normale avere dei dubbi sul laboratorio, su questi temi di tipo progettuale, è chiaro che a qualcuno può venire il dubbio se quello che ha pensato sia non tanto corretto o no, perché alla fine se il corretto lo vedete dal fatto che funzioni. Quindi realizza quello che voi desiderate, ma se è ragionevole, se ha senso, se è in linea con la filosofia React, se si poteva fare diversamente, ecco, questo è un aspetto più da discutere, no? Perché il fatto che funzioni lo vedo anche semplicemente provando il codice e vedendo che va. Però, di nuovo,
Faccio la validazione in HTML5, la faccio io dove visualizzo i messaggi. Ecco, questi sono proprio il genere di discorsi che ha senso fare per capire quali sono i vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni. Se avete dubbi o domande, invito a farvi vivi perché non è una sessione obbligatoria questa, come sapete, non è che dobbiamo stare qui per forza per un'ora e mezza, se poi non ci sono dubbi o domande possiamo anche terminarla, ecco, non c'è nessun problema, anche perché sennò poi diventa un'ora e mezza aggiuntiva di corso, perché chiaramente una volta registrato poi tutti sono curiosi di andare a sentire cosa è stato detto. E quindi non vogliamo neanche trasformarla appunto in una lezione aggiuntiva. Ecco, mi raccomando solo di fare attenzione, è vero che non spieghiamo Git, ma di andare a recuperare le versioni corrette dell'esempio. Adesso in un unico esempio ci sono diciamo due soluzioni, la soluzione vecchia che è nel ramo master e la soluzione nuova che è quella nel with state. Ma questo se non siete pratici di Git lo fate molto facilmente con l'interfaccia web, quindi GitHub. Ovviamente andiamo a prendere i repository dell'esempio, React Scores. E qui, come mi sembra di aver fatto vedere anche nel video, se qualcuno non l'avesse visto, potete scegliere. Il master è quello della scorsa settimana. With state, master è il nome di default, per quello che si chiama master. E il with state invece è quello, diciamo, con quello di questa settimana che abbiamo visto nell'esempio. E se non siete pratici, fate che semplicemente scaricare lo zip col branch corretto e andate a guardare questo codice. Per farlo funzionare il meccanismo è il solito, e quindi lo scaricate, entrate nella cartella npm install, che quindi si scarica tutta questa roba, diciamo, addizionale. In realtà una volta che l'avete fatto non la riscarica più, ma la copia semplicemente da una cache locale che si è fatto, quindi un po' più rapido. Però comunque vi occupa quei 200 e passa megabyte. Oppure semplicemente prendete il node modules di un altro progetto React e lo copiate lì. O lo spostate lì e lo spostate, diciamo, mano a mano che serve, se avete poco spazio sul disco. Tanto quella roba lì si può ricreare quando si vuole, che appunto semplicemente col comando npm install. E se ci fossero problemi, date npm install e lui si aggiorna. Quindi ci sono altre dubbi o domande? Domani abbiamo il laboratorio, sempre diviso in due squadre. Lo meno per ora. Quindi ci sarà il solito laboratorio, 8:30-10 una squadra, 10:11:30 l'altra. La settimana successiva di nuovo ci sarà, in realtà ci sarà ovviamente la video chat come questa la prossima settimana, appena finito la inserisco, e il laboratorio, in cui ci sarò io in tutte e due le squadre, ma semplicemente perché è Luigi in quel 22, non riesce ad esserci per un altro impegno del Politecnico. Quindi non so se non ci sono altre domande.
Mi sente? Sì, la sento, parli pure. Gliela faccio col microfono perché verrebbe troppo lunga, ma ho Benissimo. appena aperto, diciamo, il testo del laboratorio Sì? nuovo e ho visto questa cosa di Bootstrap, no? Sì? Ma in realtà Bootstrap, boh, per esempio, io l'ho già usato, nel senso il CSS l'ho già usato nel laboratorio di prima e mi funzionava, nel Sì, senso sì. non possiamo solo usare jQuery che personalmente io non ho mai usato perché non lo conosco, però non cambia nulla, no? Non dobbiamo importarlo in modi diversi, va No. bene se lo importiamo nell'HTML come già fatto in Sì, precedenza. esatto, sì. Va bene come avete già fatto in precedenza. Noi, diciamo, segnalavamo solo che c'era questa, diciamo, nuova per in realtà opportunità dovuta al fatto che c'è anche una versione di Bootstrap specificatamente pensata per React, per cui anziché creare diciamo i tag HTML classici mettendo le classi, c'è questo Bootstrap React che sostanzialmente ci fornisce già dei componenti che si comportano come i vecchi tag con le classi di Bootstrap. E tali componenti, diciamo, modifichiamo il comportamento con delle props proprio in linea con la filosofia di React. Però, come dice lei, il vecchio sistema, diciamo così, che è quello di importare Bootstrap, il CSS di Bootstrap quindi nel You are now muted. You are now unmuted. ok, importare il CSS di Bootstrap nell'HTML, no? Va benissimo. Qui potete usare anche il vostro CSS se ce l'avete. Ecco, l'unica cosa appunto è che potete anche lasciare tutto il resto, dovrebbe funzionare, no? Perché in realtà il punto è che Bootstrap usa questa sua libreria, dunque jQuery piuttosto che altra libreria, piuttosto che il suo codice JS, che è l'ultima riga, per realizzare certe cose, no? Piccole animazioni, gestire l'apertura, la sparizione di elementi e così via, no? E quindi non è detto che tutto sia perfettamente compatibile con React, però appunto è solo non è detto, quindi è stato scritto bene, no? Quindi è probabile che quasi tutto quello che avete fatto vi funzioni, se non tutto quello che avete già fatto vi funzioni. Nel momento in cui vogliamo andare a usare funzionalità sofisticate, che so appunto creare la finestra modale per il form, eccetera, bisogna fare attenzione, bisogna verificare se funziona bene oppure no. Perché React ha la sua filosofia di aggiornare il DOM, no? E Bootstrap ha la sua. E non è detto che le due siano sempre compatibili su tutto, no? Perché Bootstrap va nel DOM e fa le modifiche. E React invece è convinto di essere lui a fare le modifiche nel DOM, no? Quindi, se ad un certo punto fanno due modifiche che non sono compatibili, bisogna capire che cosa succede. Per questo che parlavamo di React, cioè di Bootstrap React. Se usate Bootstrap React, chi ha sviluppato Bootstrap React, cioè ha rifatto sostanzialmente Bootstrap nella versione compatibile React, si è preoccupato del fatto che non ci sia niente che funziona in maniera non compatibile con React. E nel frattempo c'è anche, diciamo, magari possiamo dare un'occhiata, ci ha anche dato la possibilità di scrivere le cose in maniera un po' più semplice secondo la filosofia React. Bootstrap React, giusto per farvi dare un'idea, diamo un'occhiata. Che so, bottone. Cioè, vedete che la sintassi è quella React, no? Questo è JSX. Ho messo tutto insieme in un fragment
E questi sono, questo button scritto con la maiuscola è un componente di Bootstrap realizzato secondo l'idea di React. Per cui se poi vogliamo cambiargli qualche comportamento, non usiamo più la classe, ma usiamo delle properties che sono state inserite apposta per, diciamo, mappare i comportamenti che prima facevamo con le classi. Questo ovviamente è semplice, no? Un bottone è un bottone, non è che ci sia niente di particolarmente complicato, no? Però nel momento in cui, che so, magari prendiamo una modal, potrebbe diventare complicato, no? Se invece usate diciamo, questo meccanismo fornito da Bootstrap per creare direttamente il componente secondo la filosofia React, siete sicuri che non ci saranno conflitti. Nella modalità vecchia non è detto. Quindi adesso vedremo poi nel proseguio cosa fare, se magari usarlo anche noi nel nostro esempio oppure lasciare così. Non è fondamentale, sicuramente, però abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a fare il layout. Ecco, quindi che sia Bootstrap React o qualsiasi altra libreria, non ci mettiamo a scrivere noi il CSS a mano perché è un'impresa che non finisce più. Al massimo personalizziamo qualche piccola cosa, come abbiamo fatto appunto nei primi laboratori. Anche per imparare un po' di CSS. Non so se c'è. Nei forms. Ecco, nei forms. Diciamo che per esempio form check type radio type checkbox eccetera, diciamo li realizzate in maniera un po' più semplice, semplicemente questo. E adesso bisogna poi vedere come si gestiva quella faccenda del colore, però lì bisogna andare un po' più nel dettaglio. Però appunto la questione è capire che ci danno, se usiamo Bootstrap React, dei componenti già pronti, già funzionanti secondo la filosofia di React. Però non è obbligatorio da usare, come suggeriva il vostro collega. Anzi, mi verrebbe da dire, prima cosa, facciamo funzionare l'applicazione e facciamola funzionare bene, no? Cioè, ragioniamo bene sull'organizzazione, che è la cosa più importante. Dove mettiamo lo stato, dove mettiamo le properties, che properties passiamo da quali componenti a quali componenti. In parte un'organizzazione di componenti l'avete già fatto nello scorso laboratorio, quindi va bene partire da lì. Come dicevamo, è possibile che ci sia da risistemare qualcosa. Anzi, mi verrebbe da dire, mi stupirebbe se non ci fosse da modificare qualcosa, perché non è che partiamo sapendo già dove andiamo a finire, se no scrivere codice sarebbe come scrivere un tema, no? Iniziamo dalla prima riga, arriviamo all'ultima, più o meno ce l'abbiamo in testa e dobbiamo solo trovare una forma di come esprimerci. La programmazione non è così. Ci sarà qualcosa che abbiamo sbagliato a considerare, dobbiamo modificare e dobbiamo un po' ragionare su come riorganizzare le cose. C'è un'altra domanda sulla chat. Quando creiamo un componente in React, dobbiamo assegnare sia ID che key. Non ho ben chiaro quando ci potrebbe servire la key, che è visibile solo lato React e non lato HTML. Ecco, questa è una domanda interessante. No, l'ID, no, mi sono perso perché dobbiamo assegnare ID di solito non lo assegniamo, no? Cioè, in realtà, non,
Cioè l'ID, se vuole, lo assegna perché poi ne ha bisogno da qualche altra parte per qualche motivo. Però non vedo il motivo dell'ID. Cioè, tipo, noi non mi sembra che abbiamo assegnato ID. Ok, vabbè, qui sui controlli la faccenda è diversa, nel senso che l'ID ci serve perché se no non abbiamo niente da scrivere sulla label HTML for, cioè sul for. Però questa è una questione di HTML, no? Cioè tipo sul button non c'è nessun ID. Quindi l'ID è solo una questione di HTML, quindi ID solo questione HTML. Invece il key è una cosa particolare. Il key è di React e in generale lo usiamo solo sugli array. Cioè, che vuol dire in React lista di componenti. Perché React ne ha bisogno? Perché altrimenti deve andare a vedere in tutti i componenti che alla fine sono uguali, no? Perché sono tutti dello stesso tipo. Se qualcosa è cambiato, diventa un'operazione estremamente pesante per il suo algoritmo che va a controllare se il virtual DOM è cambiato o no e quindi decidere poi cosa aggiornare nel DOM. Quindi il key è, diciamo, fortemente, fortissimamente consigliato sugli array e serve React solamente, o meglio, serve per decidere se il componente è cambiato o no rispetto al virtual DOM di prima. In generale non lo usiamo su nessun altro componente, cioè lo usiamo solo sui componenti che fanno parte di un array. Come nel nostro caso abbiamo la lista degli esami e lì abbiamo messo il key. Abbiamo la lista delle opzioni nella select e lì abbiamo messo il key. Tra l'altro vi viene fuori un warning nella console se in questi casi ve lo dimenticate. Una cosa che dico, perché però poi diciamo si può dimenticare perché è una cosa più sofisticata. Il key si può mettere su qualsiasi componente, se l'avete letto da qualche parte, questo è corretto. E serve per fare in modo di forzare ricreare il componente nel momento in cui cambiamo questo valore. È un modo con cui potevamo aggiustare il problema delle properties messe in fase di inizializzazione nello stato, nel form dell'esercizio. Però è una cosa più complicata e non vorrei che vi distraesse dalle questioni più fondamentali di React. Per cui non abbiamo voluto insistere su questo aspetto. Quindi il key, regola semplice da mettere su tutti gli elementi che fanno parte di un array. E tra l'altro vi viene fuori il warning nella console in fase di sviluppo se non lo fate. Quindi difficile da dimenticarsi. Punto. ID, ok. Mi scrive sempre il vostro collega. L'ID per il CSS o anche per identificare l'elemento della lista nella soluzione dell'offset di to-do item. Dunque, come volete, nel senso che non c'è una risposta precisa a questa domanda. L'ID quando serve, per esempio perché serve in HTML come abbiamo appena visto, no? Per esempio perché dobbiamo metterlo come valore del for in label per poter agganciare l'input, vabbè, allora per forza. Se ce lo richiedesse il CSS, perché per esempio Bootstrap vuole avere un ID perché vuole sapere cosa fare nel momento in cui cliccate sulla X che so che manda via il messaggio, oppure su cosa fare per aprire o chiudere un menu, e lì dovete usare l'ID e lo mettete, no? In JSX non è vietato inserire gli attributi HTML, no? Quelli che appunto come ID e così via. Solo attenzione al nome, non si può usare class, ma class name, va bene, e di nuovo è for, no, HTML for. Però a parte questo,
Potete usare tutti gli attributi HTML che volete, per lo scopo che volete, anche in HTML, anche in CSS. Per identificare l'elemento della lista, lì sta un po' a voi, no? Sta un po' a voi perché dovete un po' capire come gestire il meccanismo. Nel momento in cui manteniamo l'informazione dentro al HTML, come, cioè dentro il DOM, no? Come facevamo prima di avere React, beh, per forza doveva esserci un attributo da qualche parte sul task, no? Quindi la soluzione se, lab set to do item, e dovevamo per forza metterlo lì. Nel momento in cui abbiamo React, di per sé questo non è detto che servano, possono essere anche properties, props del nostro componente. La key è obbligatoria perché è un elemento di un array, cioè obbligatoria. Diciamo, React ci consiglia fortemente di metterla perché, per tutto quello che abbiamo detto prima, no? Perché se no non riesce a far girare in maniera efficiente il suo algoritmo. Però la key non è accessibile. Dobbiamo avere una qualche forma per identificare il componente, perché poi, che so, dobbiamo fare un click, dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo avere un identificativo del componente. Adesso vado a vedere cosa ha fatto Alberto sulla soluzione. Quindi mi dice lab7, quindi React, src. Penso che fosse in JS. Dunque, e mi ha scritto to do item. Quindi to do item. Ok, l'ho usato id uguale task id. Questa è una property, perché viene giù da props. Props, scritto così, espandiamo le varie properties, espandiamo nell'oggetto task, no? Quindi avremo un task che ha come properties tutte le properties che ci sono passate. E quindi abbiamo anche l'id, ok, che lui mette qui. Mette lì, però in realtà chi è che va a usarlo? Forse non lo usa nessuno. Oh, beh, c'è questo ID. Ah no, ecco, c'è la checkbox. Però in realtà se lo prende sempre dalle properties, perché se lo prende da task id, no? Giustamente, perché voglio dire, ce l'abbiamo lì a disposizione. Ecco, quindi in questo momento, in questa soluzione, a me non sembra che non serva a niente, no? Però certo che dovete pensare anche in ottica futura, no? Nel senso, magari avere un identificativo sull'elemento vi potrà servire. Penso che l'abbia fatto così semplicemente perché appunto non, magari pensa che un giorno gli possa servire questo identificativo. Non ci vedo un uso in questo momento. Dunque, la cosa che mi fa strano è che non vedo il key. In questo quindi to do item dovrebbe poi essere usato nel to do list.
Quindi qui viene creata la lista di to-do item. Ah, ecco, l'ha messa qui il key, giustamente. Perché lo crea qui. Quindi il key è qui. Come sapete, non possiamo accedere a key da dentro il to-do item, no? Perché il key è una proprietà riservata di React, e quindi semplicemente voleva avere un ID per qualche motivo, per poi poter, non so cosa facciamo, diciamo, nel prossimo, cioè in questo prossimo laboratorio. Volete aggiungere un comportamento dinamico, avete bisogno dell'ID, ma di per sé non c'è nessun motivo per cui sia necessario metterlo in HTML. Oh, dove ho sbagliato? To do height. Quindi, in realtà, non c'è nessun motivo in questo momento. Cioè, non vedo alcun motivo se non una possibilità poi in futuro di andare a usarlo per qualcosa, però nel momento in cui stiamo lavorando in React, appunto, se avessimo bisogno di scrivere un callback che so, non so, cancella, fa, come per esempio il bottone edit, delete, eccetera, andiamo a prenderci task ID, non è certo che andiamo a cercare l'elemento LI, andare a vedere che IBA, eccetera, no? Quindi il motivo per cui è stato fatto, penso semplicemente è perché uno è abituato a usare certi pattern di programmazione, tipo a ogni tag HTML dare in cui potenzialmente potrebbe servire un ID, dargli un ID unico. Basta. Non c'è un motivo, non vedo un motivo particolare per cui è stato fatto. Perché appunto sull'input ha già più senso, no? Perché l'input lo dovevamo agganciare dalla label, e quindi fate HTML4 e mettete lo stesso ID, in maniera che potete poi usare anche la label oltre alla checkbox per andare a fare il vostro click e tutte le operazioni. Però su lì no, non vedo nessun utilizzo. Quindi, a meno che mi sfugga qualcosa e qualcuno vuole segnalarmelo in chat, ma non vedo alcun utilizzo. Quindi non, diciamo, è una questione di abitudine. È un pezzo in più, no? Alla fine non è che dà tutto questo, cioè non crea problemi, non dà fastidio, è un'abitudine di mettere un identificativo su ogni elemento in una lista dinamica, no? In HTML, tutto qui. L'importante è solo aver messo la key, ma abbiamo visto che c'era. Prego. Quindi, se avete dubbi sulla soluzione, sono anche per noi le prime soluzioni che forniamo, e magari appunto facciamo cose come queste, che diamo un po' per scontate, e che magari voi notate e vi chiedete se c'è un secondo motivo, e quindi è giusto assolutamente andare a vederle e ragionarci sopra. Quindi, se avete altri dubbi o domande, sono qui apposta. Ecco, dunque, magari una parola sull'esame, che interessa sempre. In realtà non ho nulla di così definitivo. Però diciamo che, parlandoci anche col professor Corno dell'altro corso in inglese, diceva,
Le modalità d'esame sono sostanzialmente quelle che diciamo, abbiamo già accennato un po' di tempo fa, quindi ci sarà da fare un progetto in modalità come dire, offline, nel senso lo fate per conto vostro nelle 2 o 3 settimane prima della data dell'esame che intendete sostenere. E questo. Adesso pubblichiamo poi delle regole scritte più precise, no? Che stiamo finendo di mettere insieme. Però sostanzialmente questa è l'idea. E poi, quindi non è da fare online in 2 ore in laboratorio, che ovviamente non possiamo andare, però con la videosorveglianza, con tutti quei meccanismi che adesso il Politecnico sta preparando per fare questi, diciamo, esami scritti a distanza o esami al computer a distanza. Abbiamo scelto di no perché appunto diventerebbe cosa complicata, volevamo consentirvi di accedere ad internet, però a distanza non ha senso. Quindi sarà un progetto da sviluppare, ovviamente prendendo come base i modelli e gli esempi che vi diamo, no? Cioè, con quel tipo di funzionalità, quel tipo di organizzazione e così via. E poi ci sarà un orale che deve accertare che abbiate fatto voi, conosciate voi, diciamo, il vostro progetto nei dettagli e sappiate appunto come funzionano le cose e così via. Quindi che sarà parte della valutazione. Mi diceva inizio della prossima settimana pubblicheremo un regolamento, cioè un documento in cui ci sono scritte queste regole in maniera un po' più dettagliata, cioè come è organizzato, cioè non come è organizzato, cosa bisogna fare per la parte di progetto, cosa ci si aspetta che sappiate nella parte di orale. E poi avremo, questo un pochino più avanti, una modalità tecnica per fare la sottomissione del progetto. Cioè, adesso ci stiamo attrezzando o su un sito o via GitHub o via, ovviamente privata, nel senso che ognuno sottomette il suo e non vede quello degli altri. Però esistono varie soluzioni, da GitHub, Classroom, a altri meccanismi. Stiamo un po' provando e vedendo cosa va bene. Tra l'altro il Politecnico ha detto che in teoria domani pubblica le date degli appelli, però appunto sono sempre a disagio a dire, cioè, poi finisce che la volta che uno le dice prima magari ce le cambiano. E quindi io attenderei la comunicazione ufficiale del Politecnico, che appunto oramai trattasi di un giorno solo, almeno se rispettano la tabella di marcia che si sono dati. E comunque ci sarà un appello verso la fine di giugno e un appello a luglio. Ecco, questi sono i due appelli classici di fine corso. Ok, c'è una domanda sulla chat che ricopio. Quindi, riguardo al laboratorio 7, avrei dei dubbi sull'utilizzo dello stato. Per esempio, per gestire la selezione dei filtri, che implicherebbe la modifica dell'elenco dei task, può aver senso utilizzare in app lo stato che salvi il nome del filtro selezionato, così da poter poi modificare sia l'elenco sia il menu di selezione dei filtri. Oppure sarebbe meglio lasciare l'informazione del filtro selezionato solo nell'elemento filtro. Ecco qui, questa è una giustissima domanda, interessante. Quindi, noi abbiamo una struttura gerarchica in cui c'è in cima app e sotto in un ramo, presumo ci siano i filtri e nell'altro ramo ci sarà la visualizzazione della lista dei task. E quindi, è giusto chiedersi, se ho un filtro selezionato, se io metto lo stato solamente nel filtro, o forse meglio nel container dei filtri, così diciamo un punto unico dove gestisco tutti i filtri. Poi come faccio però ad accedervi?
nella parte di visualizzazione del task. Secondo me a questo punto sarebbe bene fare quello che dicevamo, lo state lifting, no? Mettere lo stato in cima, no? E quindi fare in modo che sia visibile da tutti. Perché nel momento in cui mettiamo lo stato nel componente, diciamo, radice, perché in questo caso immagino ci dividiamo subito, no? Abbiamo la navbar, vabbè, che però non ci interessa, poi abbiamo la tabella dei task e poi abbiamo diciamo la sidebar, quella di lato con i filtri, i progetti. E quindi l'unico posto comune a tutti è l'applicazione, no? App. E secondo me sì, ha senso andare a mettere qual è il filtro selezionato dentro app. Alla fine è uno stato dell'applicazione, no? Perché stiamo dicendo in questa applicazione, in questo momento stiamo lavorando su un certo insieme di task che è determinato dal filtro attivo o dai filtri attivi, potrebbe essere anche un array di filtri attivi, per dire. Nella versione più sofisticata, possiamo cominciare con una versione semplice in cui c'è sempre solo un filtro attivo per volta e va bene così. Quindi può aver senso utilizzare in app lo stato che salvi il nome del filtro selezione? Secondo me sì, sicuramente, nel senso che nel momento in cui dobbiamo passarlo da una parte all'altra, per forza. Direi proprio di sì. Ovviamente in app ci sta lo stato, no? Quindi in app andremo a impostare this state e poi avrà, non so, una proprietà filter e non so, avrà una stringa che dice qual è il filtro. E poi questo valore verrà passato come props giù nella catena dei componenti figli che vanno fino al task. Se necessario, se no, che so, la task list per scrivere in cima alla task list filtro attivo due punti qualcosa. E ovviamente, diciamo, nel ramo dei filtri, diciamo, sulla base del filtro selezionato, probabilmente vorremmo evidenziare il filtro selezionato, no? Quindi in ogni elemento. Che visualizza in ogni componente che visualizza una singola riga dei filtri, faremo if siamo quelli selezionati, allora non so, facciamo lo sfondo verde piuttosto che non facciamo nulla. Quindi sicuramente sì, perché se lascia l'informazione solo nell'elemento filtro, poi non ha più la possibilità di passarla nel ramo della tabella del to-do. Dei to-do, quindi dei task. E quindi è vero che diciamo se noi non dobbiamo visualizzare niente dal punto di vista della visualizzazione, cioè proprio per esempio scrivere in cima che so, nel titolo filtro attivo due punti in qualcosa, può anche andare bene così. E demanderemo però al server il caricarci i dati corretti, no? In questo momento dobbiamo almeno far risalire l'informazione tramite una callback per diciamo aggiornare la lista di task che terremo sull'app in uno stato, no? Che sono i task da visualizzare. Nel momento in cui avremo il server, potremmo demandare di fare questa operazione al server, quindi non necessariamente neanche far risalire l'informazione fino ad app. Però, se vogliamo sapere quale filtro selezionato, non vedo alternative, ecco. Quindi questo è proprio il classico caso in cui appunto noi ragioniamo in termini di componente contenitore dei filtri, ci facciamo il nostro stato che c'è il filtro che è selezionato in quel momento, fatto, funziona,
Poi però ragioniamo in termini più ampi dell'applicazione e scopriamo che questa informazione ci serve da un'altra parte, per cui dobbiamo spostarla. E quindi usiamo tutto quel sistema che abbiamo visto, cioè ci spostiamo l'informazione più su, no? In app, e poi ci passiamo come props delle funzioni che poi vanno a modificarla in app, perché è l'unico posto dove possiamo andare a fare la modifica. Ok. Ok, se ci sono altre dubbi o domande, volentieri vi rispondo. Se non ci sono altri dubbi o domande, possiamo anche terminare qui la video chat, video nel senso che vi condivido lo schermo. Volevo provare a condividere anche la webcam, ma col meccanismo di registrazione che sto usando non è possibile. Vedo altre domande sulla chat o a voce, potete intervenire anche a voce. Se non ci sono altre domande, io farei che chiudere qui la video chat. E vi ricordo, c'è sempre il canale Slack, soprattutto per voi che forse siete più attivi. Se avete dubbi scrivete pure lì. Sì, un commento del codice riguarda come ho scritto un componente. Certo, se vuole. Vuole provare a condividere lo schermo. Io stoppo la condivisione. Se vuole provare a condividere, dovrebbe essere già in grado di condividere. Forse no. Vedo tre. Sì, può anche inviarlo sulla chat se vuole. Ok, allora ricondivido OBS. Ci facciamo solo un nuovo file. Quindi dobbiamo solo chiamarlo JS perché dunque lo ricopiamo, perché altrimenti sulla chat non si capisce niente. Copy. Quindi facciamo format e mandiamo via Ctrl+S e mandiamo via questa parte, così abbiamo più spazio. Dunque, so che creando una funzione creo un nuovo componente. Va bene se poi esporto solo la classe? Sì, nel senso che alla fine ha esportato task list item. Task list item. Sì, nel senso, non vedo niente di male, nel senso che non è che dobbiamo esportare tutti, dobbiamo esportare solo quello che è poi necessario dall'altra parte, per esempio, che sono in app, per scrivere il JSX. Quindi se lei inizia, o task di item, se lei usa solo questo al di fuori di questo file, va benissimo esportare solo quello. Do un'occhiata al codice intanto. Quindi task list item, task
Quindi qui ha creato lo stato. Quindi questo vuol dire che stiamo mantenendo lo stato, quindi la lista dei task di fatto, in task list item. Che poi è composta dal task di left div, che avrà le sue checkbox e tutto quanto. Custom checkbox, description label, project span farà parte di qualcos'altro. Task di write div, deadline. E deadline. Sì. Ma mi sembra ben organizzato. L'unica cosa, ecco, per commentare sullo state bisognerebbe un po' ragionare sull'applicazione intera, no? Come dicevamo prima, perché nel momento in cui vogliamo poi far funzionare il filtro, dobbiamo decidere chi lo fa. Sono un po' dunque su props task, però ah no, questo è l'item perché non ha messo tasks, no? Quindi questo è il singolo. Ecco, allora qui non capisco bene perché ha fatto lo stato. Ecco, questo se è il singolo non mi torna tanto. Perché ha voluto fare uno stato per il singolo task? Perché cioè, con gli stati bisogna sempre fare attenzione di avere quello che abbiamo scritto sulle slide, l'unica sorgente della verità, no? Single source of truth. Cioè, non possiamo mantenere lo stesso stato due volte in due posti diversi, perché altrimenti non funziona più nulla, perché poi siamo noi a doverlo aggiornare, si verifica quel problema appunto di inizializzarlo con una proprietà nel costruttore, poi però se la proprietà cambia, React non glielo reinizializza più, non è che glielo cambia automaticamente e così via. Per passare le proprietà, mi scrive sulla chat. Ma no, ma in realtà, cioè, non ha bisogno. Qui puoi scrivere this props. Cioè, props. Cioè, ce l'ha qui, quindi, cioè, questo qua non è necessario. Io nelle proprietà posso, qui nelle proprietà dei componenti, posso scrivere quello che voglio, cioè tutto quello che è accessibile nella mia classe, cioè quindi io posso mettere props qui, non è che devo mettere, cioè co come ha fatto sotto peraltro, no? Non è che ha creato uno stato. Cioè, avere lo stato qui avrebbe senso se noi avessimo un unico task all'interno di tutta l'applicazione, non ci fossero i filtri, eccetera. Lavoriamo solo su un task, l'applicazione lavora su un task, perché? Perché è un'applicazione che non so, lavora sul task, su un unico task. E va bene, allora teniamo il task a questo livello e tutto quello che facciamo andrà ad agire sullo stato dentro questo task di item. Però ne abbiamo uno solo, se ne abbiamo tanti. Appunto, io terrei tutto quanto in un array a livello superiore, cioè a livello di almeno di chi crea i vari task di item. Se non a un livello ancora superiore, però dipende da come è stato organizzato il resto dell'applicazione, no? Come abbiamo fatto noi per gli esami siamo andati a tenerli dentro app, perché sostanzialmente era l'unico posto dove diciamo così avevamo la possibilità di avere delle funzioni che passavamo sia nella tabella, quindi nella lista in questo caso, sia nel ramo del form,
che potevano aggiornarci gli esami, e in questo caso saranno i task. Non avete un form? Beh, sì, in realtà c'è anche il form poi. Bisogna vedere dove l'avete messo, in che ramo l'avete messo, però comunque ci sono i filtri. Quindi, ecco, non, secondo me questa cosa qua non va bene. Nel senso che, appunto, probabilmente lo Stato deve andare in un altro posto. E se mi dice che lo fa solo per le proprietà, la soluzione è questa, disprops, appunto. Cioè, l'idea dei componenti React è che siano il più possibile funzioni pure, no? Cioè, più abbiamo funzioni pure, anche fatto sotto forma di classe, per carità, però più sono puri nel senso che la loro visualizzazione, cioè quindi quello che scrive nel return del render, dipende solo dalle properties e meglio funziona tutta l'applicazione, perché sono più leggeri da gestire e tutte queste cose qua. Poi è chiaro che ogni tanto abbiamo bisogno dello Stato e va bene. Ah, ok, va bene. Il risultato di molti copia e incolla tra gli elementi va bene e quindi ok, passa la. Quindi usi pure la properties e quindi questo no. E quindi usiamo le properties. Ok. Questa è regola fondamentale, che non ci sia mai lo Stato due volte, cioè lo Stato che rappresenta la stessa cosa in due posti diversi dell'applicazione, perché questo proprio non, cioè, duplichiamo lo stato e creiamo solo dei problemi. Perché poi non c'è. Dobbiamo sincronizzarlo e non ha senso, no? Perché vogliamo demandare a React questo meccanismo, e se lo facciamo noi, allora buttiamo via React. Ok. Quindi non c'è nulla di male, anzi, bene che così abbiamo visto, diciamo, un qualcosa. Quindi, vabbè, ovviamente anche qui in questo caso state sarà props. E basta. Ci sta, chiaramente, copia e incolla, è chiaro, uno parte da delle soluzioni, le aggiusta e. Come vedete, anche noi non è che pubblichiamo un commit, ogni tanto ci accorgiamo che abbiamo fatto degli errori, oppure magari ci sono delle cose che potrebbero essere più chiare, facciamo un secondo commit, aggiorniamo l'esempio. Non c'è nulla di male. Anzi, mi verrebbe da dire, sarebbe strano che facessimo tutto giusto al primo colpo, tutti, noi, voi. Ok. Bene, non so se ci sono altre domande. Quindi, non vedo altre domande. Grazie per il commento generale, molto di aiuto per sapere se il codice è stato scritto bene. Va bene, insomma, mi sembra di sì. Ecco. Poi chiaramente raffinare come uno scrive il codice viene un po' con l'esperienza, diciamo, la quantità di componenti che uno vuole usare dipende un po' da quello che ci si aspetta, no? Adesso per far pratica va bene provare a usare un po' di componenti così uno si abitua ad usarli. Poi chiaramente non vogliamo neanche eccedere, no? Per ogni tag HTML fare un componente è troppo, no? Forse appunto organizzare componente di visualizzazione e componente di modifica, no? Quindi non solo un, che so, componente per ogni pezzo di informazione che vogliamo visualizzare, che si può anche fare, però è forse eccessivo, no? Se fa delle operazioni come la checkbox, può postarci il componente checkbox, no? Però solo le informazioni che vengono visualizzate, no? Appunto, che sono un pezzo di riga di una tabella, possiamo mettere tutto quanto se è solo una visualizzazione, non lo stesso componente. Senza fare che solo il componente, insomma, nome dell'esame, componente voto, componente data.
solo per visualizzazione. Ok. Non vedo altre domande. Va bene, allora direi appunto che possiamo fermarci qui. E appunto c'è sempre il gruppo Slack se avete necessità. Usatelo pure se necessario. Bene, grazie di aver partecipato e ci vediamo domani con i laboratori. Ci sarà Luigi De Russis nella prima ora e mezza e io nella seconda ora e mezza. Ma visto che siamo in pochi, appunto, se avete necessità potete rimanere tranquillamente collegati anche ad entrambi i laboratori. Bene, grazie e a domani. Grazie.